Tommaso Ravenna per presentare la lista dei candidati di Sarexit a sostegno di Veronica Verlinghi. Sono venuto per dare un arrivederci, nel senso che tra un mese io sono sicuro che ci ritroveremo qui per il rush finale, perché arriverà il ballottaggio e poi andremo a vincere. E quali sono secondo lei le priorità per un territorio come Ravenna? Ravenna ha bisogno di rompere quel sistema che sta privando di linfa positiva, di energie nuove. Sono sicuro che quel sistema che da decenni tiene soffocato Ravenna, la sua economia, la sua socialità, ha bisogno di qualcuno che tolga questo tappo, che rompa questa crosta. Quindi dall'economia reale, dalla parte industriale, dalla piccola impresa, dalla microimpresa, dalla balneazione, insomma ci sono, dal commercio, ci sono tantissimi settori di un'economia reale che hanno bisogno di rompere il sistema, il cartello di solite amicizie che caratterizza anche questa città e questa provincia. Aragone, che piega sta prendendo la campagna elettorale? Ma ovviamente è una campagna elettorale dove la questione Green Pass, dove la questione obbligo vaccinale e dove la questione di un'alleanza che tiene insieme Speranza e Salvini ha un peso enorme. Ci sono quindi due livelli di campagna elettorale, quella amministrativa e quella politica. Se sommate le città che vanno al voto, capirete che è un modo per fare un tagliando a questo governo tecnico retto da un governatore, Mario Draghi.